Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come vedete Luca sta uscendo di casa non per scappare ragazzi, ma per andare a prendere, diciamo per andare a dare indicazioni ai ragazzi dell'IKEA per la strada, perché qui da noi è sempre un pochino difficile individuarla e speriamo bene per il passaggio. Tanto lì vedo una delle gattine arrivare, quale altre due? Guardate, non so se la vedete, aspettate. Eccola lì. Non so se... Sì, forse la vedete anche voi o no. Ciao amore, ciao. Chi c'è qua? Aspettate, chi c'è qua? Chi c'è qua? Chi c'è qua? Chi c'è? Ciao. Eccola. Eccola. L'avevo vista fin dove eri scesa, bella ragazza. Eccole qua le altre due, eccole qua. Ciao amore, ciao, ciao, ciao. Ciao ragazze, ciao belle ragazze, ciao belle ragazze. Speriamo ci passi. Sì, dici che ci passi amore? Mamma mia, come litigate ogni tanto, ragazze. Ogni tanto, come vedete, si danno certi schiaffetti. Come mai? Come mai? È belle gioie, come mai? Missione compiuta, ragazzi. Ce l'hanno fatto, hanno scaricato tutto quanto. Oggi ci aspetta un bel pomeriggio di montaggio. Speriamo. E Luca è già molto scettico. Tra l'altro, in molte mi avete chiesto quale materasso abbiamo scelto. Ora, da questo lato non vedo la scritta, però... se non dovessi vederla dopo vi faccio vedere direttamente dal sito. Se non erro è quello che costa un po' di più. È l'unico all'IKEA in memory foam. Esatto, il memory foam è comodissimo, meraviglioso. Chi ha già provato il memory foam lo saprà. Foam o form? Foam, perché spugna, giusto? Io ho capito form, io dicevo sempre form. Penso sia foam, comunque. Forma della memoria forma, non so. No, mi sa di no amore. Amore mio. Non in botta. Adesso Luca è un attimo spaventato perché gli sembra che manchi qualcosa. No, ma non manca. Speriamo. Speriamo. A vederlo così mi sembra che manca, ma perché siamo abituati all'altro. All'altro tipo di che era struttura. Quello che si tirava su. Secondo me la struttura è quella. Esatto. Invece qua non c'è. Speriamo, ragazzi. Vabbè, l'ordine è quello. Stasera, amore, voglio dormire su lenzuola fresche, pulite, profumate su un materasso morbido. Speriamo. E comfort. Ce la facciamo. Speriamo. Dunque ragazzi, finalmente siamo rimasti soli. È già... che ore sono? Sono già le 6:15. Oggi ci sono stati quelli dei lavori. L'impianto elettrico è tutto finito, mi sembra di aver capito. Sì, manca sciocchezze proprio. Qualcosina. In bagno anche sono stati montati i sanitari, il lavello, la rubinetteria della vasca da bagno. Insomma, sono andati avanti, dopo vi faccio vedere. Mancano ancora comunque delle cose. Però siccome l'elettricista doveva rifinire la camera da letto, non abbiamo potuto montare il letto perché ovviamente lo monteremo direttamente in camera e non... ci manca. Sì, ci manca. Oggi ci vedrete penso un po' provati perché è stata una giornata bella... tosta. Sì, bella tosta oggi ragazzi, però... adesso è arrivata una parte, spero piacevole. Speriamo. Spero. Non sono molto fiducioso, non so come mai. Luca continua a dire che non ce la faremo a montare questo letto. No, ce la faremo. Sì. Però il ma tempo. Sei scettico da qua? Il tempo. Mi preoccupa. Ti preoccupa il tempo? Vediamo quanto vediamo, ci mettiamo. Dai, sono le 6:15? Sì. Vediamo, dai, saliamo di sopra e mettiamoci subito. Domani mattina avremo finito. Mamma mia, speriamo di no, Lu. Io spero domani piano. Scusate, quando giocano a volte si fanno un po' male. E dicevo, io spero domani mattina di svegliarmi nel letto bello comodo. Non di essere ancora lì con il cacciavite. Visto che siamo appena saliti al piano di sopra, ho pensato di iniziare con le cose già montate, che almeno andiamo sul sicuro. No? Visto i continui dubbi di Luca, mi sta venendo la paura che non ce la facciamo a fare il tuo letto. Comunque, partiamo dal lavandino. Se vi ricordate, noi abbiamo scelto questo lavandino qui
è il rubinetto molto semplice, un classico miscelatore, e il mobiletto, se vi ricordate, l'abbiamo montato insieme e l'avevamo preso all'IKEA, e come top avevamo scelto questo qua scuro sul nero. E adesso in videocamera i colori non sono esattamente come... Ma è bello, non mi piace più in videocamera. Però il pavimento sembra molto più chiaro rispetto, sì, a te, e il mobile sembra più scuro. Perché è molto sull'ombra. Sì, i colori sono leggermente diversi, ma questo sempre nei video, ragazzi, sempre. Non esce mai la tonalità, no, proprio precisa, però l'abbinamento a me piace, sì, molto. Poi qua ci sono i sanitari, appunto, il bidet con il WC. Devono ancora essere fissati col silicone, infatti vedete che lì il gabinetto sporge un po', è ancora da mettere, appunto da fissare, però mi piacciono molto. Tra l'altro questa forma è anche ottima da pulire, più che forma, scusate, questo modello si pulisce molto molto facilmente. E poi qui dalla vasca è stata montata la rubinetteria, e ragazzi, la tentazione di fare un bel bagno caldo è forte, è vero Lu? Anche Luca, la tentazione oggi di sicuro non ce la faremo, perché come vi abbiamo detto prima è già abbastanza tardi, però questa vasca onestamente mi chiama e mi dice: molla tutto e vieni qua nelle mie acque calde e schiumose. Ah, che meraviglia, un attimo di sogno. Adesso andiamo, vai, in camera da letto che ci aspetta il montaggio. Allora, prima di metterci a montare il letto, giuro ragazzi, non sto rimandando l'operazione, semplicemente mi ero dimenticata di dovervi far vedere delle cose, e ora che sono entrata in camera da letto mi è venuto in mente, quindi ne ho subito voluto approfittare. E volevo appunto farvi vedere che finalmente è stato montato anche il lampadario e sono state fissate anche le applique qua in camera da letto. Se vi ricordate, ve l'avevo le avevamo mostrate qualche video fa, non mi ricordo, sì, quando li abbiamo acquistati online. Sono molto molto carini, mi piacciono tantissimo. Ora qua vedete una fascetta penzolante, ma è una cosa provvisoria perché non avevamo il gancio giusto per appendere il lampadario. Poi metteremo il gancio uncino. Sì. E così non si vedrà più questa cosa. E comunque molto bello il lampadario. E poi, come vi dicevo, ci sono anche le applique. Ora l'altra è coperta dal materasso, quindi non ve la posso far vedere. Vi faccio vedere questa qui, guardate che carina, veramente molto molto bella. Tu che ne pensi, Lu? Ah, mi piace. Anche a me, molto campagnolo. Sì, è uno stile proprio che mi piace. E niente, ora ci aspetta. Allora ragazzi, siamo arrivati a questo punto, la struttura principale è montata, ora stiamo montando questa parte, ma guardate quante piccole doghe ci sono da infilare, amore. Maro. Allora, diciamo che come lavoro non è difficile, ma è lungo. Fatevelo montare, consiglio. Mi sono pentito. Di non pagare. Mi sono proprio dimenticato della cosa del montaggio, sono sincero. Ma forse pensavamo di metterci meno. Sì, ma non ci ho neanche pensato. No, effettivamente no. Infatti non è quello, neanche sono andata a vedere l'opzione. Sì, neanche sappiamo quanto costa, dire la verità, fare una cosa. Comunque, appunto, ripeto, le istruzioni sono fatte bene, specificano tutto, quindi è difficile fare errori. È difficile, però è un procedimento lungo. Come mai ridi così, Luca? No, no, perché hai detto un'altra cosa. Luca, lo vuoi dire? Che doveva finire. E poi? E poi devi andare a cucinare. Io ho detto, è molto incoraggiante ricordarmelo. Io me ne sarò in panciolo sul divano a cucinare. Comunque, abbiamo messo la prima. E ora c'è solo una seconda da fare, amore. Che poi non ho capito perché alcuni non sono legati. Boh, vabbè. Non so. Oh no, dico delle doghe. Vabbè. Comunque, qua devo raddrizzare un po' il tessuto. Non siamo stati molto precisi, ma per oggi va bene così. Anche imprecisi. Stanchi imprecisi.
completato, ragazzi. Dunque, ora, visto che siamo in tema, volevo approfondire due argomenti con voi. Come notate, come noterete, la struttura del letto è un legno più chiaro rispetto a quello dei comodini, del comò e dei settimini. Diciamo che noi abbiamo scelto questa struttura perché ci piacerebbe in un futuro una camera chiara, visto sì. che i pavimenti sono già scuri. Infatti si abbinava bene anche con i lampadari, la pic. Esatto, sì. Sì, sì, ora c'è troppa luce e non si vede. Comunque sì, questi ci abbiamo vista del futuro. Esatto, diciamo che una cosa che a me non dispiacerebbe fare, però Luca non è convinto, sarebbe rivestire o colorare di chiaro i comodini e comò e settimini, visto che comunque resteranno con noi ancora per un po'. Sì, sì, quello sì. Non è una cosa che cambiamo nell'immediato, anche perché comunque sono in buone condizioni. Sì, sì. Le abbiamo prese da poco tempo. Leggermente rovinate un pochino. Sì, in qualche punto, ma nulla di che. Quindi a me piacerebbe, vi dico la verità, rinnovare questi qua che abbiamo, però vedremo. E comunque ci tenevo a spiegarvi il perché di questa scelta, altrimenti potrebbe sembrare una cosa sì, senza sì, sì. né capo né coda. Poi l'altra cosa che volevo dirvi, visto che sono di qua, è ringraziarvi per tutti i consigli che mi avete dato in merito all'armadio. Allora, noi stiamo ancora valutando che cosa fare per il colore esterno e per la parte interna. Diciamo, per la parte interna vi confesso che siamo praticamente decisi a rivestirla. Dobbiamo solo trovare il materiale che ci piace di più, ma è un lavoro che faremo. Per la parte esterna abbiamo un po' di dubbi. Diciamo che da un lato questo verde salvia non mi dispiace, dall'altro però in certi punti si vedono proprio le pennellate. Ora non so se questo fosse un effetto voluto o se... sì. Però non mi piace tantissimo, specialmente in questa parte, là sopra ancora, ma qua non lo so, non mi fa impazzire, però il colore verde salvia non mi dispiace. No, non mi piace. Non è male, forse sarebbe da ripassare, da rendere un po' più uniforme, non lo so, però anche un colore tipo un beige non mi dispiacerebbe. Sì, vero? Sì, un beige non sarebbe male. E poi tanti mi hanno detto perché Luca non fa magari qualche disegno nei riquadri centrali. L'idea dobbiamo è buona. Dobbiamo anche vedere comunque sto mobile se riusciamo a sistemare le ante. Ah sì, è vero, le ante ci stanno dando grossi problemi, ragazzi, infatti vedete che non sono chiuse, non hanno le cerniere all'interno, hanno un altro meccanismo, però ci sta dando un pochino di problemi, infatti credo che magari poi lo faremo vedere, perché noi abbiamo tribulato abbastanza. Perché lo stesso problema l'aveva l'altro armadio. Sì, è vero. Solo che l'abbiamo risolto, insomma, invece sì. qua non si tocca sotto, abbiamo sì. provato anche con delle rondelline, ma non... No, credo che chiederemo poi aiuto. Comunque, è ancora tutto da decidere. Colore, la parte interna, ripeto, la rivestiremo, basta solo che troviamo il materiale, non so bene quando, però diciamo è un lavoro che comunque appena riusciremo a fare... Non so se avete sentito il rumore, vi faccio vedere da dove arrivava. Hello. Oggi siamo cotti, mamma mia. Allora, siamo scesi di sotto, sono tutta arruffata dopo, sembra che abbiamo fatto una lotta con questo letto. Comunque io ora mi metto a cucinare. Ma quanto ci abbiamo messo alla fine, Luca? 2 ore e mezza/3. Sì, non lo sai tanto. Comunque noi eravamo qua sotto alle 6:15, poi siamo saliti, ho fatto vedere il bagno, queste cose qua. Fai 2 ore e mezza, dai. Sì, 2 ore e mezza, adesso che ore sono? Le 9:20 più o meno, all'incirca. E secondo te è un tempo onesto o scandaloso? No, scandaloso no, però un pochino ci abbiamo messo. Quindi. Sì, pensavo di meno onestamente. Anch'io. Diciamo, me l'aspettavo più difficile ma più veloce, invece è stato più facile ma più lungo. Comunque adesso mi metto a cucinare e faccio la frittata, che è la mia ricetta per quando ho poco tempo, ragazzi, quando sono stanca. Frittata, è vero Lu? Mi andrò già a dormire. È vero, io però la fame ce l'ho, c'ho tanta fame. Infatti, questa tua affermazione mi ha un attimo, perché io la fame c'ho sonno, ma c'ho anche fame. Ragazzi, guardate un po' da dove vi salutiamo oggi, finalmente da un letto, non so se si vede, un letto bello fatto, bello profumato, bello morbido, finalmente. Mi sembra vero. No, nemmeno a me. Ormai mi ero abituato al divano. Non ho ancora realizzato, devo dire, non ho ancora realizzato.
Comunque niente ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Come sempre mi auguro che vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani in un nuovo video.